Catartica nasce dall'idea di voler riscoprire in qualche modo la cultura del Sud Italia, sia quella partenopea che di tutto il Sud. L'idea è quella di creare appunto uno spettacolo che possa racchiudere quella che è l'identità sia del Sud Italia che di Napoli, così come accade praticamente in tutte le capitali europee. È facile andare, che so, in Spagna e trovare un luogo dove sia possibile assistere a uno spettacolo di flamenco, o andare in Turchia e vedere che c'è il Dervisci Show. Qui a Napoli manca un luogo dove trovare stabilmente qualcosa che rispecchi la cultura partenopea. E di tarantelle e tamburiate ce ne sono tante in giro per la città, però è difficile che ci sia un punto di riferimento stabile. Catartica si propone di fare questo, di offrire allo spettatore, al turista, ma anche al napoletano stesso, un luogo dove è possibile trovare sempre il modo di accedere a queste tradizioni, alla cultura popolare partenopea, che poi è quella che ci caratterizza. Thank you.
l'idea del sottosuolo nasce perché in qualche modo, così come la musica e la danza della tradizione popolare napoletana, anche in questi luoghi si racchiudono le radici della città. Nella visita teatralizzata che precede lo spettacolo si parte dalla fondazione di Partenope di Neapolis, quindi in qualche modo questo luogo racchiude quella che è tutta la storia della città di Napoli e diciamo è un po' come dire, un tesoro nascosto in cui riscoprire le nostre origini e le stesse origini che si trovano nella musica popolare, quindi diciamo che l'associazione era quasi, quasi scontata, oltre al fatto che nel sottosuolo c'è un'atmosfera quasi magica, è come trasferirsi in un mondo diverso da quello che c'è sopra. Così come noi pensiamo che ci aiuti a fare la musica popolare, ci trasporta in qualche modo altrove rispetto a quella che è la quotidianità. Si comincia da qua, il pubblico scenderà da queste scale, io lo accoglierò sotto la figura di un rifugiato della Seconda Guerra Mondiale. Sì. Dopo aver spiegato un po' di storia, soprattutto i Scugnizzi e la figura importante degli Scugnizzi di Gennarino Capuzzo, medaglia alla memoria a valore militare, andremo a spiegare perché ci troviamo in questi posti, da dove sono nati questi sottosuoli. Arriveremo in questa stanza, spiegherò, come dicevo prima, come sono nati, come questa pietra è servita per costruire la Napoli, la Neapolis, soprattutto nel 475 avanti Cristo, e come sono diventati in un secondo momento cisterne, ossia dei pozzi utilizzati proprio per l'acqua da bere, prima piovana e poi grazie all'affluenza dei fiumi, prima nella zona di Volla e poi ad Avellino, Sevino.